Zone 30 e autovelox. Nell'ultimo anno, a voler essere stretti, il dibattito cittadino è tornato spesso su questi due temi. Da un lato il comune con il sindaco Beppe Sala che punta a una città più lenta e chiede di poter installare nuove telecamere. Dall'altra il Ministero dei Trasporti con il titolare Matteo Salvini che cerca di frenare le visioni della giunta milanese. E le due posizioni si sono trovate allo stesso tavolo lunedì mattina nel corso della presentazione della campagna ONU per la sicurezza stradale. Un momento che Sala ha sfruttato per ricordare tutte le battaglie della sua amministrazione sul tema della mobilità. Difendo strenuamente l'idea di portare le strade davanti alle scuole a 30 all'ora e non ho mai detto che voglio portare tutta la città a 30 all'ora. Oggi abbiamo tanti limiti strutturali nel poter avere degli autovelox. Cosa sarà il futuro? In più non abbiamo tanti autovelox omologati. Salvini ha invece spiegato di voler approvare il nuovo codice della strada entro settembre, ma anche in questo caso pigiando sul pedale del freno per quanto riguarda le istanze milanesi. E lo sguardo del sindaco Sala dice molto sullo stato dei rapporti tra le due istituzioni. 30 all'ora e autovelox, conto che li stiamo portando a un punto di caduta di buon senso, ovvero sia zone a 30 all'ora dove si ravvisa il pericolo, assolutamente sì. E poi ci saranno le prefetture che coordineranno dove c'è un alto tasso di incidentalità, dove c'è una scuola materna, dove c'è un ospedale, dove c'è una casa di riposo, sì, in zone limitate della città, così come gli autovelox. Laddove si ravvisi la necessità è assolutamente doveroso installarli. Ovviamente penso soprattutto alle arterie extraurbane, quindi non al centro di Milano. Nel 2023 sono stati 3.039 i morti sulle strade italiane. Insomma, nonostante un calo del 4% rispetto al 2022, c'è ancora tanto lavoro da fare. E se la distrazione è la causa principale degli incidenti, Salvini mette in chiaro le proprie intenzioni per chi usa il telefono mentre è alla guida. Si prevede il ritiro della patente per chi viene individuato con l'utilizzo del cellulare alla guida. A fare da sfondo allo scontro dialettico tra Sala e Salvini c'è la campagna ONU per la sicurezza alla guida presentata dall'inviato speciale delle Nazioni Unite Jean Todt, storico manager della Ferrari, che ha ricordato i dati impressionanti della mortalità stradale nel mondo. Dobbiamo indirizzare quello che chiamo una pandemia silenziosa, perché l'abbiamo visto, ogni anno 1,2 milioni di persone morono sulle strade